Il mister più intervistato della storia di valtarocalcio.it, c'è cioè record, questa deve essere la quinta o la sesta, quindi cioè, trattami bene come hai sempre La colpa è fatto. tua. Sì, abbiamo delle colpe, devono Devono sopportarci. sopportarci, sì. Niente, sono qua perché, come hai visto anche con gli altri mister, voglio che siate voi a presentare la squadra, gli acquisti e le ambizioni anche, mister. Ma c'è poco da presentare, nel senso che siamo rimasti grosso modo quelli dell'anno scorso, perché l'intelaiatura era buona, venivamo da un buon campionato e abbiamo dovuto rimpiazzare quelli che per motivi diversi hanno abbandonato e quindi ci siamo trovati nelle condizioni di dover riportare un numero adeguato, che possono essere quei 18-20 Sì, giocatori per vabbè, mister, poter. dai, cioè, scusa, Mori, che rimpiazzo è? Quello è che vi siete rinforzati di brutto, cioè, No, adesso scusa. prima è il campo quello che darà Sì, risposte. vabbè, ho Diciamo, capito. sulla carta diciamo che è un giocatore di spessore, un giocatore di categoria, sicuramente un giocatore su cui io e la società e i compagni ci punteranno. Ecco, quindi è un po' di più che un rimpiazzo, No, cioè, nel è un senso, bel rimpiazzo numerico, rinforzo. però è un bel rinforzo. E poi è tornato Sebastiano Pisani dal Barreto dal Valgotra, che ha chiesto di rientrare. Io sono stato ben contento di farlo rientrare, perché già 2 anni fa avevo potuto fare delle presenze importanti in un campionato, quando faceva il campionato juniores. E poi siamo riusciti a tappare un buco che ci portavamo dietro Da anni. da anni, da dopo che non avevamo più Buga, il mitico Buga, che non avevamo più un terzino sinistro, non avevamo più un esterno No, sinistro. una squadra non è forte se non ha almeno un mancino in campo, Noi eh? l'abbiamo fatto, bravissimi quelli che si sono adattati a coprire il ruolo, però fuori ruolo, senza avere un mancino, ed era una pecca. Sono riuscito a convincere questo ragazzo, che è sì giovane, non 88, ma vanta già 3 o 4 anni di categorie in Toscana, ha fatto promozione, ha fatto alcune presenze in eccellenza, ha fatto Quindi prima categoria, quindi diciamo che ha. due bei ritocchi, no? Sì, Cioè. diciamo che sono 2 bei ritocchi, e quindi messi insieme al gruppo che c'era già l'anno scorso, sicuramente Compiano penso che possa fare un campionato almeno come quello dell'anno scorso. Sì, cioè, mister. Allora, l'anno scorso hai fatto il più bel campionato della storia del Compiano in seconda, sei arrivato quinto. Quest'anno Ma lo sai. compri una punta che è una punta da 15-20 gol in seconda categoria, ti rinforzi in difesa, cioè, e vuoi arrivare ancora lì. Guarda che lo dico al Allora, il problema, sai, che presidente, eh. magari l'anno scorso è andato tutto bene, quest'anno Beh, non magari. tanto, posso dirlo, la sfiga delle prime sei domeniche me Però la abbiamo ricordo avuto la fortuna bene, eh. che Valentini aveva una buona vena realizzativa, che ha fatto capocannoniere del girone, quindi io gli auguro di farne anche di più, però non è detto che riesca E tutto comunque così. c'è una coppia d'attacco che cioè, Vale che gira intorno a Mori, cioè che secondo me se lo sognano le altre squadre di seconda categoria, eh. Io sono convinto di sì, sono convinto, d'accordo con te. Poi dietro c'è Le Rose e un Bonaccio, che sono due ragazzi che hanno dimostrato che quando vengono impiegati anche a mezzo servizio, quando sono entrati hanno sempre fatto il loro, hanno fatto dei gol importanti, ci hanno fatto vincere delle partite. Quindi diciamo che sono coperto. Però vedi, già una prima tegola nei tornei estivi, ho avuto la notizia ieri sera che probabilmente Faccini si deve operare a crociato. E Ah, quindi mi è un dispiace. giovane che prometteva molto bene, aveva fatto tutta una stagione crescendo, e mi sa che per quest'anno, se dovesse operarsi, sarà un'annata persa per lui e persa anche per noi. Quindi, sai, è molto Sì, lo legato, è molto sappiamo legato. benissimo, però il Compiano quest'anno ha una squadra che secondo me a Compiano non c'è mai stata. Quindi ti devi prendere le tue No, responsabilità. no, ma io me ne prendo, sono abituato a 27 No, lo anni che sai che io alleno, scherzo, figurati. comunque, Secondo me è cioè, una nel squadra senso. che mi piace, però bisogna sempre calcolare che Brunelli, per motivi di studio, non mi ha dato la disponibilità. Terroni, per motivi suoi, che ha detto ormai si sente vecchietto, e non è vero, glielo dico pubblicamente. Ripensaci, Simone, perché ne abbiamo bisogno di te. Ritorna, Fai e fare vanno. brutta figura a Manso Spia che l'ha già dato per amante della Ho visto sul sito amante della bicicletta. bicicletta, però potrebbe fare anche ancora giocatore tranquillamente un anno o due, secondo me, con la voglia che ha, la sua esperienza potrebbe servirci. Emanuelli, che ha chiesto
di poter andare a Bardi e noi a malincuore però l'abbiamo accontentato perché noi Sì, vi siete comportati più che bene, come era giusto certo, come era d'altronde. giusto, come dovevamo. Ok, mister, ascolta, ci vediamo all'inizio del campionato, vi verrò a ritrovare. So che siete passati al Sì, siamo secondo passati al secondo turno. turno di Coppa, è stata una sorpresa anche quella avuta ieri sera, quindi mi Beh, ha un se po'. butta così, butta bene, solo che sarebbe forse meglio stato giocare, no? Ecco, io avrei voluto giocare perché praticamente servivano per dare ritmo alle gambe, così ci troviamo a dover giocare al 19, prima di campionato, senza avere una partita ufficiale. E quindi questa è una grossa incognita. Ok, ci vediamo, mister. Ciao ciao e Grazie, quindi grazie, a grazie. presto.